Uomini e donne, ecco che lavoro fa Alessandro, il pretendente di Ida. A uomini e donne, Ida Platano sembra avere molte difficoltà a trovare l'amore. Dopo la fine della storia d'amore con Riccardo Guarnieri, la dama sembrava aver trovato un possibile compagno in Diego, ma alla fine la relazione è naufragata prima di iniziare. Ora le cose potrebbero cambiare con Alessandro, il nuovo pretendente, che svolge anche un lavoro molto importante che non è sfuggito ai telespettatori. Da ormai qualche tempo Ida Platano ha iniziato a conoscere un suo nuovo corteggiatore, Alessandro Vicinanza. Dopo la fine della storia con Diego, che all'ultimo momento ha rinunciato ad abbandonare il programma con lei, la dama sembra aver conosciuto qualcuno capace di farle battere il cuore. Nelle ultime puntate del programma non sono mancati litigi e incomprensioni, ma i due sembrano voler proseguire la loro frequentazione. In particolar modo sono sorti dei problemi legati alla distanza. Mentre Ida si trova a Brescia, Alessandro vive invece a Salerno e questo ha preoccupato il cavaliere in merito a una possibile relazione futura. Gli stessi opinionisti hanno criticato gli atteggiamenti di Vicinanza, dubitando della sua buona fede. Al di là di quello che si è avuto modo di vedere del cavaliere all'interno del programma, ci sono tante cose importanti su di lui che i telespettatori non sanno. In particolar modo, ha fatto discutere sui social il lavoro che svolge Alessandro e che gli permette di guadagnare cifre veramente significative. Il cavaliere infatti è un commercialista e lavora anche nell'azienda di famiglia. Dopo essersi laureato in economia, Alessandro si è dedicato a portare avanti l'impresa appartenente a tutti i suoi parenti e i guadagni sono veramente alti. Gli internauti hanno quindi commentato ironicamente questo aspetto di Alessandro, ritenendo che sarebbe davvero una fortuna per Ida intraprendere una relazione con lui. Alessandro è una persona molto riservata, infatti è difficile ottenere maggiori informazioni su di lui, anche attraverso i social. Ciò che si sa con certezza è che l'azienda di famiglia per cui sta lavorando si occupa di addobbi floreali. Probabilmente quindi Vicinanza si occupa di addobbare a tema le feste, come per esempio i matrimoni, attraverso l'uso di fiori. Il cavaliere è nato nel 1982 e di conseguenza al momento ha 39 anni. Sembra che infatti non ne abbia ancora compiuti 40, nonostante la sua esatta data di nascita sia ancora sconosciuta. Alessandro ha una passione per le materie scientifiche e in generale è così. Prima di intraprendere la strada dello studio di economia, ha studiato presso il liceo scientifico della sua città. Il cavaliere infatti è originario di Salerno, luogo che non ha mai abbandonato, come dimostrano i frequenti litigi con Ida, dovuti proprio alla distanza. Ci sono anche alcune simpatiche curiosità da conoscere di Alessandro, legate anche alla sua famiglia. Ad esempio un rapporto strettissimo con la sua nipotina Alessandra, che adora e con cui cerca di trascorrere sempre più tempo possibile. Ha un'altra grande passione nella sua vita, che sono gli animali e nello specifico ama soprattutto i cani. Tra le cose che gli piacciono di più c'è anche il mare, dove ama andare in vacanza e rilassarsi. Allo stesso tempo adora anche il buon cibo, a cui non rinuncia, e gli piace provare cucine sempre differenti. Insomma, si tratta di una persona molto dinamica e vitale e tutti sperano che possa essere finalmente quella giusta per Ida. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questo cavaliere? E conoscevate retroscena sul lavoro che svolge e sulla sua vita? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.